e buona giornata a Davide Giacalone. Buongiorno, bentrovati. Caro Davide, cominciamo a leggere i quotidiani insieme. Le aperture spesso, ma non sempre, dobbiamo dire, vanno sull'attesa per Conte al Consiglio europeo, le parole di ieri, la risposta alla lettera, eccetera, eccetera. Ci arriviamo. Corriere, per esempio, 2 miliardi per Bruxelles, sarebbe questa una specie di dote, no, con cui ci presentiamo al Consiglio europeo. Ma per esempio la Repubblica apre con sei primissimi piani di sei maturandi, ragazzi che ieri hanno affrontato i temi, e il titolo Bartali chi? Perché c'era anche Ginettaccio Bartali fra le tracce. Vorrei, Davide, partire da qui, perché va bene tutto, va bene la strettissima attualità, ma questo è un paese, grazie al cielo, fatto anche di straordinarie persone nella sua storia più o meno recente. Gino Bartali non è stato solo un incredibile campione a scuola, poi purtroppo, lo sai Davide, per esempio lo sport non viene mai trattato anche come fenomeno sociale, viene raramente spiegato. Oggi un ragazzo può pensare che gli idoli sportivi siano invariabilmente legati ai tatuaggi e ai social. C'è stato un'era diversa in cui Gino Bartali, al di là della faccenda del tour, di aver sventato il colpo di Stato, che ovviamente non è vero, ma è un'esagerazione voluta, ma era soprattutto un uomo che, dopo aver salvato ebrei dalla persecuzione nazista, ha continuato a vincere in bicicletta e per una vita ha seguito il Giro d'Italia con la sua Volkswagen, la sua Fiat 124 Sport, raccogliendo più popolarità di chi ancora correva. Un personaggio incredibile. Sì, ogni anno naturalmente ci sono i commenti la mattina dopo sulle tracce dei temi all'esame di maturità. Ce ne sono meno sulle prove tecniche, le prove, diciamo, di logica, matematica, fisica. Evidentemente, diciamo così, i commentatori sono meno adusi a questa seconda cosa. E ogni anno ci sono queste cose. Quest'anno c'era una polemica preventiva sul fatto che era stata cancellata la traccia di storia dagli esami di maturità. Ecco, devo dire che a me le tracce di quest'anno sono piaciute, trovo che sia una scelta, sono stata una bella scelta. E quella di tutte, della Sciascia, della Chiesa, ma quella di Bartali. È particolarmente significativa perché intanto ci ricorda una pagina di cui è sempre bene vergognarsi, della nostra storia nazionale, perché se Bartali fece la staffetta partigiana portando i documenti di falsi per far espatriare degli ebrei, è perché in Italia c'erano le leggi razziali. Secondo, perché Bartali era l'uomo di centro, era l'uomo cattolico. Coppi, il suo rivale sulle due ruote, era l'uomo di sinistra. Questa, diciamo così, nell'iconografia dell'epoca, nella faziosità dell'epoca, un po' come capita anche oggi sulle contrapposizioni sportive. E beh, insomma, nella memoria di oggi, nella banalizzazione, soprattutto nell'ignoranza di oggi, si può pensare che la resistenza fosse una cosa, diciamo, da comunisti. Ma sì, ci furono anche loro, certamente ebbero un ruolo fondamentale di cui essere grati. Ma mica solo quelli, c'era anche Bartali, e poi perché non se ne vantava. In fondo quella traccia ci dice ancora oggi che l'Italia che pedala è migliore dell'Italia da parata, sarà bene ricordarsene. Ancora buona giornata da Galletti, Giuliani, Diaco e Davide Giacalone. Allora Davide, pagina 15 del quotidiano La Verità, diretto da Maurizio Belpietro, della serie Crisi di Consacrati, c'è una pagina a firma di Alfredo Arduino dal titolo La Chiesa italiana è senza preti e deve dire prima gli stranieri. Il crollo delle vocazioni crea disagi nella gestione delle nostre 27.000 parrocchie, per questo è sempre più frequente vedere sugli altari nigeriani, congolesi o filippini. Per Bergoglio si tratta di un'emorragia. Ecco, sono anni che si parla della crisi delle vocazioni e al tempo stesso cresce il numero dei battezzati nel mondo. Negli ultimi 10 anni sono aumentati del 14,1%, più velocemente della popolazione. Che cosa ci dice questo del rapporto tra la Chiesa e la società? Ma intanto la cattolicità ha un'aspirazione e una natura universale, quindi per la cattolicità si è fratelli, non si è nigeriani, congolesi, italiani o norvegesi, e quindi non fa praticamente differenza. Siccome noi siamo però persone più terrene, diciamo, aduse a cose più pratiche, in effetti questa diminuzione delle vocazioni in Italia c'è. Io credo che il problema sia che la stragrande maggioranza delle persone, purtroppo la stragrande maggioranza dei cattolici, ignorino le basi elementari del catechismo, e pertanto, diciamo così, l'Italia si riempie di soggetti che urlano chiedendo, diciamo, qualche ritorno alle vere radici del cattolicesimo. Nel frattempo, nella loro vita, tradiscono tutte le regole del cattolicesimo più qualcun'altra che eventualmente fosse loro sfuggita. Questo evidentemente crea una situazione di
disallineamento che si vede anche nelle vocazioni. Spostiamoci un attimo sulla cronaca che leggiamo dalla stampa, perché c'è questo caso di una ragazzina di 10 anni che qualche giorno fa è caduta, si è sbucciata il ginocchio, così proprio leggiamo, e non era vaccinata per il tetano. Allora il titolo è: inutili solleciti dell'ASL, è grave la figlia dei Novax che in queste ore è peggiorata. Davide. Sì, la bambina è in condizioni gravi perché si è sbucciata un ginocchio. Vorrei che ci pensassimo tutti. Quando ero piccolino e capitava di sbucciare, come tutti i bambini, di sbucciarsi il ginocchio, la mamma diceva correre subito a disinfettare che ti viene il tetano, perché mia madre si ricordava di quando il tetano si crepava. Oggi, siccome non si crepa più di tetano, ma non si crepa più perché si è vaccinati, succedono di queste cose. È una storia gravissima. I diritti alla vita e alla salute di questa bambina sono stati violati dai suoi genitori. La bambina non è una proprietà dei genitori. Quello di vaccinare o non vaccinare non è e non può essere una scelta, è un obbligo a difesa della bambina. Speriamo che tutto vada bene. Sai Davide, si può crepare di imbecillità. Questa è una amarissima considerazione. Sole 24 ore, anche in prima pagina leggiamo: le università italiane avanzano ma sono lontane dai vertici internazionali. Se siete interessati, a pagina 8 poi il pezzo di approfondimento. Insomma, vanno meglio, ma la distanza con i vertici mondiali rischia di aumentare. Abbiamo delle assolute eccellenze, il Politecnico di Milano è la numero uno per quanto concerne una classifica interna, però non possiamo essere soddisfatti della seconda parte della notizia. E che ci fai con la classifica interna quando la numero uno italiana sta al 149 nel ranking, nella classifica mondiale? La numero due, la Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa, sta al 177 e così via a scendere. Stanno migliorando, che bello, però il problema è che non si fa così, non esiste. Le università devono essere lasciate in autonomia, i professori devono poter essere scelti e devono poter essere buttati fuori se non sono all'altezza. La facoltà delle università devono essere in concorrenza fra di loro. Non c'è ragione al mondo per la quale l'Italia non debba poter essere una grande piattaforma di cultura e di formazione universitaria e non solo universitaria, accogliendo, attirando, andandosi a cercare i docenti e i studenti in giro per il mondo. Noi potremmo fare di questa una straordinaria macchina di ricchezza materiale e di ricchezza culturale, naturalmente, se solo lasciassimo libere le nostre energie. Continuiamo a tenerci l'università in queste condizioni, con i concorsi e il valore legale al titolo di studio, e la prima italiana sta al 149, che umiliazione. Domani il capolavoro di Verdi, La Traviata, con la regia di Franco Zeffirelli, inaugura la stagione dell'Arena di Verona. Tra poco mi piacerebbe parlare con te ancora di Zeffirelli e ovviamente anche dell'opera. Eccoci qui in rassegna stampa con Davide Giacalone. Buongiorno a tutti da RTL 102.5. Dalla Gazzetta dello Sport si apre con gli azzurrini. Ieri male, e infatti il titolo è: Mini Italia ora rischia, potrebbe non bastare battere il Belgio sabato. Ma è sulla prima della Gazzetta. Tutti i giornali riportano con tanti approfondimenti. Fenomeno azzurro e 7.300.000 persone per Italia e Brasile dei mondiali femminili di calcio. È insomma fenomeno incredibile. Martedì, ottavi di finale, qui dalle 18 su RTL 102.5, da non perdere. Bene, mi piacerebbe tornare, Davide, su Franco Zeffirelli. Domani il capolavoro di Verdi, La Traviata, inaugura la stagione dell'Arena di Verona. Lo show comincia nei cunicoli millenari, dove giorno e notte lavorano artisti, costumisti, parrucchieri e tecnici. Il Messaggero è stato alla prova generale e oggi a pagina 36 dedica ovviamente un ritratto al lavoro che c'è al dietro le quinte di tutto questo. Mi piacerebbe sottolinearlo non tanto per ricordare nuovamente Zeffirelli, ma per ricordare quanto l'opera sia un fiore all'occhiello della stagione, non solo dell'Arena di Verona, ma del Teatro dell'Opera di Roma, di tanti teatri stabili che ci sono nel nostro paese, che fanno grande l'Italia, no? Sì, congratulazioni a chi ha il biglietto e godetevi lo spettacolo. Ecco, ma volevo chiederti, secondo te Zeffirelli, no, che in questi giorni è stato omaggiato come mai in vita, dai, diciamoci la verità, perché la critica dei giornali più ortodossi ideologicamente, insomma, ha avuto sempre riserve nei suoi confronti, bisogna salire in cielo per essere riconosciuti?
Pierluigi, De Firelli ha avuto una vita di straordinari successi uno appresso all'altro, non è che devono necessariamente osannarti tutti. E poi ricordiamoci la lezione di Gioacchino Belli, grande romano, cioè, che nei suoi sonetti disse: quando uno muore lì si smuovono tutti i libraghiri, cioè come dire tutti si commuovono, ma li vivi sono meglio degli morti, perché sono vivi. È abbastanza indicativo, cioè occupiamoci di quelli che sono qui e che hanno grande valore, dal maestro Muti in giù e in su. Diamo uno sguardo ai titoli della stampa. Unione Europea, Salvini cede in cambio della flat tax. Se nord e sud dividono i magistrati, si parla ovviamente anche del Consiglio Superiore della Magistratura. E poi ovviamente tanto spazio agli esami di maturità, tanto spazio allo sport con la partita di ieri sera. Davide, una battuta flash sul CSM, su cui torniamo, ovviamente. Sì, ma c'è questa dichiarazione di Greg, del magistrato greco, che ieri ha detto: ma no, ci sono cose molto romane, noi qui al nord non siamo adusi. Ma non lo so quanto sia azzeccato. Mi ricordo lo scontro tra Robledo e Bruti Liberati, me lo ricordo dalle parti di Milano. Un partito politico mi pare che sia nato dall'attività di un magistrato di Milano. Non è questione di Milano o Roma, questo è il CSM che così non funziona. C'è un'intervista di Del Rio alla Repubblica che dice: non siamo ipocriti, con i magistrati ci parlava Lotti, ma ci parlavano tutti. È vero, non siamo ipocriti, si può dire però che era uno schifo per tutti, ivi compreso Lotti naturalmente. Davide, grazie per essere stato con noi anche questa mattina, l'appuntamento con te a domani alle 7:10 per la consueta rassegna stampa. Grazie a voi, buona radio a tutti.